Amici miei, buongiorno. In questo video parliamo di allenamento, come allenarsi, quando allenarsi, che tipo di allenamento è preferibile per chi deve fare un lavoro di ricomposizione corporea. Cercherò, come al solito, in maniera semplice, senza utilizzare terminologie scientifiche, vi faccio capire come funziona il nostro corpo quando ci alleniamo, perché è importante il riposo e perché certi allenamenti che vanno per la maggiore quando una persona deve perdere peso, in realtà non sono i più ideali per fare quel tipo di lavoro. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo capire è quando noi ci alleniamo, esattamente come quando facciamo la dieta, poniamo il nostro corpo ad uno stress dal quale si vorrà a tutti i costi difendere perché è in una condizione di difficoltà. Quando noi abbiamo un regime ipocalorico, quando noi cambiamo strategia alimentare, quando noi passiamo dalle pizze, rosticceria, aperitivi, alla frutta, alla verdura, alle proteine, ai carboidrati ciclizzati, il nostro corpo va in shock. Ecco perché cede immediatamente liquidi e i primi chili, poi dopo attiva una serie di processi per difendersi da questo stress. Ed ecco perché nel video dell'altro giorno vi ho parlato del perché il corpo stalla, no? Quindi c'è bisogno di nuove strategie per riportarlo nuovamente in una nuova condizione di stress. Eccetera, eccetera. La stessa identica cosa accade con l'allenamento. Quando noi ci alleniamo, alleniamo significa allenarci, non fare i selfie, no pain, no gain e muovere le ascelle soltanto per dare aria. Significa allenarci, significa distruggere una quantità massimale di fibre possibili affinché attraverso il processo che adesso vi faccio vedere, noi possiamo migliorare la performance e soprattutto migliorare la nostra condizione fisica. Allora, i fantastici grafici dove non si capisce niente. Allora, quando noi ci alleniamo, mettiamo il nostro corpo sotto stress e quindi fatica. Questa è già una discriminante, cioè noi quando ci alleniamo dobbiamo soffrire, altrimenti non ci stiamo allenando. Questo non significa che ci dobbiamo votare, o immolare, ma dobbiamo fare fatica. Qualunque sport noi facciamo, qualunque tipo di allenamento noi facciamo, affinché sia uno stimolo allenante. Quando noi facciamo fatica, quindi durante l'allenamento, il nostro corpo si stressa. Quindi distruggiamo il nostro corpo. Nel nostro corpo cominciano a entrare nel flusso ematico i metaboliti, cioè le sostanze di scarto che vengono prodotte attraverso l'allenamento. Qual è la fase più importante perché una persona possa migliorare la propria performance e possa migliorare il suo aspetto fisico? Quello del riposo. Perché attraverso il riposo e attraverso una alimentazione compatibile e specifica per quello che stiamo facendo, avviene un processo che si chiama supercompensazione. Cioè, che cosa succede? Il nostro corpo, attraverso il riposo e attraverso l'alimentazione, nella fase di riposo, riporta i valori ad una condizione di partenza aggiungendo qualcosa in più. Perché? Perché quando noi lo rialleneremo, ve lo dico in maniera molto semplice, il nostro corpo vorrà essere pronto a sopportare meglio quello stress a cui noi l'abbiamo sottoposto. Ecco perché se noi iniziamo a correre per 30 minuti, i primi 30 minuti saranno una sofferenza incredibile. Dopo 3 mesi che abbiamo corso 30 minuti, parliamo con la nostra amica e gli diciamo che il nostro collega ci ha mandato un messaggio, ma noi abbiamo visualizzato e non abbiamo risposto. Non è più uno stimolo allenante. Perché? Perché il corpo ha messo in campo questi adattamenti. Cosa succede nella maggior parte dei casi e nella maggior parte delle persone che hanno fretta di perdere peso? Mi distruggo in palestra, mi distruggo di corsa, mi distruggo di CrossFit, mi alleno ogni giorno, ponendo il vostro corpo sempre in una condizione di stress e non dando il tempo al corpo di creare questo adattamento che si chiama supercompensazione e quindi andate in overtraining. Andare in overtraining significa massacrare il vostro corpo, significa avere il acido lattico e ritenzione idrica in tutto il corpo perché sono stimolati dal cortisolo, che è l'ormone dello stress che cerca di riportare in equilibrio, in omeostasi, il vostro corpo e quindi, anziché migliorare, voi peggiorate. Per chiudere il cerchio di questo breve capitolo sull'allenamento e sul riposo fondamentale, soprattutto se siete dei neofiti, soprattutto se avete più di 40 anni, soprattutto se non siete mai stati atleti o non avete una storia o un pregresso sportivo.
Qual è la differenza tra chi per dimagrire va a correre e chi invece per fare un lavoro di ricomposizione corporea si allena con i pesi? Allora, come ho già spiegato in un video precedente, il nostro corpo ha diversi serbatoi. La corsa è lo sport catabolico per eccellenza, mentre per esempio, l'allenamento con i pesi a corpo libero, calisthenics o altro, è un allenamento anabolico, cioè favorisce l'ipertrofia, favorisce la costruzione del muscolo. Non per niente, questo è il braccio di un corridore, questo che disegni, cazzo, è il braccio di uno che si allena, no? Perché succede questo? Perché quando noi corriamo, e siamo in questa fase, il nostro corpo in una prima fase utilizza il glicogeno muscolare, fa i carboidrati, stoccano il glicogeno, l'eccesso di glicogeno tra epatico e muscolare viene messo nel fegato. Poi ci sono i serbatoi degli acidi grassi. Perché gli acidi grassi possano funzionare, hanno bisogno della fiammella dei carboidrati. Quando noi lavoriamo ad alta intensità, quindi quando noi corriamo un'ora e mezzo, abbiamo depleto, abbiamo consumato il nostro glicogeno muscolare. È col cazzo che il nostro organismo utilizza gli acidi grassi. Cosa fa il nostro organismo? Utilizza i muscoli come carburante per andare avanti. Ecco perché, nella migliore delle ipotesi, avete la pelle attaccata al grasso. Nella peggiore delle ipotesi, o come nella maggior parte dei casi, se non parliamo di atleti avanzati, siete magri con la pancia. Allora, non è che io voglia demonizzare la corsa o gli allenamenti aerobici, che vanno bene, fanno benissimo, servono al nostro apparato cardiovascolare, ma soprattutto servono alla testa, perché quando correte svuotate la mente, siete all'aria aperta, non siete al chiuso di una palestra dove vi dovete sentire le puzze di ascella degli altri. E sono assolutamente d'accordo con voi. Però, soprattutto se non avete più 20 anni, soprattutto se siete fortemente in sovrappeso, non dovete pensare che la corsa sia il miglior alleato per perdere peso e fare prima, perché poi vi ritrovate non solo così, ma con le belle braccia a pipistrello, con la bella pancia a tendina, che è un danno che non si può riparare. Se invece utilizzate lo sport contro resistenza, quindi il corpo libero, l'allenamento con i pesi, l'allenamento con le loop band, tutta una serie di allenamenti che stimolano l'ipertrofia, più muscolo avete, più si innalza il vostro metabolismo basale, più potete mangiare e più qualità voi avete. Se queste cose non le sapete, se non ve le hanno mai spiegate, anziché fare il fai da te, fate una consulenza gratuita con un membro del mio team che vi spiega come vi possiamo aiutare se siete nelle condizioni di farvi aiutare. Mandate un'email info@claudiomanzone.com con il vostro numero di telefono e gli orari in cui volete essere contattati. Fissate un appuntamento e una consulenza gratuita. Ci dite qual è il vostro problema, vi spieghiamo come vi possiamo aiutare, se vi possiamo aiutare. Dopodiché la vostra vita cambierà. Una buona giornata a tutti.